Il diario di una vita eroica, a una settimana dai funerali di Stato tenutisi a Corleone il 24 maggio scorso, viene presentato l'opuscolo su Placido Rizzotto, realizzato dagli studenti che hanno partecipato al progetto PON Legalità. Il lavoro che avevamo proposto con questo PON era sempre sulla legalità, ma era una cosa diversa. A marzo, invece, dopo il riconoscimento delle ossa di Placido Rizzotto attraverso l'analisi del DNA, i ragazzi entusiasti ci propongono invece di fare questo lavoro su Placido Rizzotto, che noi abbiamo accolto con grande enfasi, anche perché ci piaceva ed era inserito nel contesto del lavoro che avevamo proposto e l'abbiamo accettato volentieri. Quali sono state le curiosità maggiori dei ragazzi rispetto a questa figura così importante per la storia siciliana? Hanno visto in Placido Rizzotto un protagonista non soltanto di una lotta che riguardava Corleone e i braccianti di Corleone, ma hanno visto in Placido Rizzotto un po' il simbolo di tutte le lotte contadine, di tutte le lotte dei lavoratori siciliani, intuendo subito come in Sicilia il movimento contadino, il movimento sindacale ha sempre dovuto lottare su due fronti: quello per la giustizia sociale, quindi contro il padronato per rivendicare i diritti sociali, e contemporaneamente quello contro la mafia, che ha sempre cercato di inserirsi all'interno del mondo economico per cercare di sfruttare i lavoratori e il lavoro. Voi siete insegnanti, come si fa a trasmettere ai giovani il concetto secondo cui la legalità può diventare esperienza concreta e non soltanto una parola? Non è difficile neppure impossibile, perché per fortuna troviamo terreno fertile, nel senso che sta venendo su una generazione che è molto sensibile a questi temi e che è molto sensibile soprattutto al tema della giustizia sociale. E ha intuito perfettamente come tutte le forme di illegalità e di criminalità contribuiscono a creare ingiustizie sociali. Certo, se noi avessimo più strumenti per fare ricerca insieme agli studenti nelle università, nelle scuole superiori, probabilmente avremmo risultati diversi, molto più incoraggianti e che coinvolgerebbero ulteriormente non soltanto i giovani, ma la società stessa. Perché avete deciso di avvicinarvi a questa figura? Perché diciamo che noi, molto anche l'anno scorso, abbiamo... Il professore ci ha ispirato nelle sue spiegazioni molto sulla legalità, sul campo della legalità. Ci ha molto incuriosito la figura di questi uomini che hanno dato la vita per noi, per dare un futuro quantomeno migliore rispetto a quello che vivono loro, la vita che vivono loro. Quanti studenti siete stati coinvolti in questa esperienza? Una quindicina di ragazzi. Abbiamo fatto delle ricerche, alcuni ce l'hanno dato anche i nostri professori, altri siamo andati noi in biblioteca a cercarli, facendo queste ricerche anche su internet abbiamo un po' rielaborato le storie e abbiamo scritto questo libro. Che idea ti sei fatta di Placido Rizzotto? Com'era secondo te? Un uomo di buon cuore, perché per quello che ha fatto lui, secondo me al giorno d'oggi non lo farebbe quasi più nessuno, perché ad avere dato la propria vita per noi, per un futuro, per noi che siamo il futuro, diciamo, è grande, un gesto molto grande. Placido Rizzotto è stato per i tempi soprattutto un precursore di quella che è stata l'idea di libertà, l'idea di indipendenza, di riscatto verso un popolo che il popolo siciliano è sempre stato sottoposto a queste continue, come dire, pressioni da parte anticamente, prima dai Borboni, poi il passaggio storico che abbiamo avuto, sempre a discapito delle generazioni, o voglio dire delle classi meno abbienti. E in questi giorni ha avuto veramente il giusto riscatto che meritava, assieme a tanti altri martiri, perché non bisogna dimenticare tantissimi sindacalisti che sono stati uccisi. Placido Rizzotto rappresenta il simbolo di tutti questi martiri, però non bisogna dimenticare neanche gli altri.